Ciao ragazzi, benvenuti al terzo episodio degli highlights della Leo Cup di COD organizzata da Leo Vegas News. Oggi andremo a vedere le migliori giocate del Qualifier 3, l'ultimo episodio. Prima clip di oggi ragazzi, siamo ai quarti di finale di questa Cup. Abbiamo il team Just Got Kane contro il team SSC Napoli e la clip in questione riguarda proprio quest'ultimo team. Diciamo giocata perfetta da parte di Felixy, che con una streak infinita, come vedremo adesso, riuscirà a tenere. Non da solo, perché comunque i suoi compagni sono lì, ma alla fine concretamente parlando le kill le fa solo lui. Praticamente da solo riesce a tenere questa heal. Infatti lo vediamo ora in serie da 6, sta killando praticamente chiunque e le kill non finiscono chiaramente qui, perché ora lo vediamo che si reindirizza verso il centro della postazione. Tre avversari sono pronti a entrare con molta aggressività dentro la heal, ma da solo riesce praticamente a rallentarli tutti quanti. Streak di 8 che non è finita qui, arriva adesso anche la nuova nona kill. E la bellezza di questa clip è anche il fatto che mentre loro stanno tenendo in maniera impeccabile questa postazione, Infinity QZ, come vediamo dalla minimappa, ha già ruotato per la heal successiva. Quindi tutti i punti fatti in questa heal si andranno a sommare a quelli che probabilmente saranno i punti anche della heal successiva, visto che la rotazione è già avvenuta e i ragazzi sono già setupati per la prossima heal. Quindi un'ottima giocata sia individuale che di squadra. Seconda clip di oggi, i team sono sempre gli stessi, il match è sempre lo stesso, siamo però su Albagra Fortress postazione. In questo momento stiamo per assistere a una clip di dominio assoluto. Abbiamo il team Just Got Kane che sta tenendo la heal in questione, sono tutti setupati dentro, ce l'hanno loro, sono tutti lì posizionati e in uno schiocco di dita, tramite un gioco di squadra impeccabile, il team SSC Napoli riuscirà a rompere questa postazione letteralmente in un secondo. Ecco, è stata rotta letteralmente un secondo di gioco di squadra. E come se non bastasse, sono pronti a ruotare come delle saette verso quella che sarà la heal successiva. Infatti, come stiamo vedendo, hanno già ruotato, hanno rotto la heal in un secondo, hanno ruotato e ora stanno respingendo gli avversari, che chiaramente stanno provando a loro volta a ruotare, perché ormai la vecchia heal è andata persa. Questa clip in generale racchiude due postazioni di dominio assoluto. Appunto, abbiamo visto quella rottura immediata e ora, come stiamo vedendo, appunto, il team, diciamo, SSC Napoli continua a killare, sponkillare il team avversario, che chiaramente è intento a cercare di ruotare. Ecco, provano ad andare in questa heal successiva ma non ce la fanno. I punti intanto salgono. La scoreboard parla chiaro, 233-76. È stata una mappa interamente dominata dal parte del team SSC Napoli, però questa parte finale, diciamo che secondo me va a riassumere perfettamente tutta la partita. La feed è interamente a favore del team SSC Napoli, curiosamente azzurro, e niente, e si portano a casa questa mappa con un gioco di squadra veramente fenomenale. Terza clip di oggi ragazzi, ci spostiamo nella finalissima di tutta la Leo Cup. Siamo qui con il team African Heritage contro il team SSC Napoli, il team delle ultime clip. Questa è la finalissima, appunto. Il team African Heritage fino a questo momento era stato il miglior, anzi è stato il miglior team di tutto il torneo. E la clip che stiamo vedendo, appunto, è una clip in cui questi ultimi, gli African Heritage, hanno un distacco veramente importante dal team SSC Napoli, che però tramite un'ottima rotazione è riuscito a setuparci nella heal che stiamo vedendo adesso, e tramite un'ottima difesa di questa postazione, appunto, sta riuscendo piano piano a reingranare. Diciamo che la clip parte con la rotazione già avvenuta. In realtà la cosa bella di questa clip è appunto la rotazione impeccabile che sono riusciti a fare, e con conseguente anche difesa che gli sta permettendo, come stiamo vedendo, di recuperare uno start veramente molto tosto contro un team molto molto forte. Ok, non è una clip casuale, è una clip fatta contro un team, gli African Heritage, fortissimi. Ora chiaramente la rotazione per la heal successiva è già partita, però intanto i punti sono stati parzialmente recuperati. Ci spostiamo ora su controllo, ragazzi. I team sono sempre gli stessi, siamo nella finalissima. E quando vi dicevo che gli African Heritage sono stati il team migliore per tutto il torneo, non scherzavo. Infatti, in questa partita di controllo, come possiamo vedere, mancano solo 38 secondi in questo momento alla fine del round. Il team SSC Napoli in difesa sembra ormai, ecco, aver vinto questa mappa. Mancano ancora due intere, diciamo, postazioni, punti di interesse da catturare, ma in uno schiocco di dita, come stiamo per vedere, il team African Heritage riuscirà a conquistare prima uno, poi l'altro. Il come è un mistero. No, vabbè, killandoli e giocando di squadra, chiaramente. Un ottimo tutto, in realtà, a questi livelli, perché comunque, diciamo che hanno fatto una sorta di miracolo, mettiamola così. Sarà stato magari un calo di concentrazione da parte degli avversari, chi lo sa, può essere. Diciamo che è stato così veloce, e soprattutto una modalità come questa è molto punitiva. Diciamo che una roba del genere è plausibile. Infatti, i spawn sono fissi. Non è impossibile capire
di una cosa di questo tipo, per quanto possa sembrare una roba veramente improbabile. Intanto hanno conquistato il punto di A in un attimo, si sono già spostati nel punto di B, il team SSC Napoli è completamente schiacciato, come vediamo dalla feed, continuano a morire a ripetizione, non possono letteralmente reagire, sono succubi di una spawn kill, mentre intanto il team African Elite Age conquista piano piano vari step dell'ultimo punto di interesse. Appunto, ormai siamo agli sgoccioli, penso che sia praticamente impossibile fare qualunque cosa, infatti la feed è completamente rossa e riescono a vincere in 30 secondi un intero round di controllo con una giocata veramente spettacolare. Quinta clip di oggi, ragazzi, i team, neanche ve lo dico, sono sempre gli stessi, è sempre la finalissima. Torniamo però su postazione, lo start è completamente a favore del team African Heritage, siamo nella hill centrale, è in atto diciamo la rotazione per la hill successiva, il team African appunto sta schiacciando gli avversari, ma come vedremo a breve, grazie diciamo a una bella giocata di Felixi del team SSC Napoli, diciamo questo team riuscirà ecco a rallentare un pochettino gli African Heritage, impedendogli di fare più punti di quelli che già hanno fatto. Infatti uno star del genere non è il top, comunque è comebackabile, sono solo 30 punti sotto, sono già setupati come vedete. Intanto Felixi si avvicina alla hill, riesce a portarsi a casa due kill e in questo momento la sua posizione qui è abbastanza scomoda, chiaramente se ne porta a casa un altro e riesce come vi dicevo appunto a rallentare gli avversari che vengono addirittura spawn killati, si spinge già oltre verso lo spawn avversario e continua a killarli, una giocata veramente tosta che più che altro ha impedito agli avversari di far punti, perché alla fine neanche loro ne hanno fatti in realtà, ora li stanno facendo un paio, però diciamo che ha principalmente rallentato. E andiamo avanti adesso di qualche minuto, ragazzi, rispetto alla clip che abbiamo appena visto, perché non ve l'ho detto prima, questa è la finalissima di tutta la Leo Cup, siamo sempre con i soliti team che se ne stanno suonando di santa ragione, e quello che andiamo a vedere adesso è un piccolo frammento di questa mappa che vi ripeto è appunto l'ultima. Abbiamo scelto questo piccolo frammento perché diciamo che è stata la parte in cui gli African Heritage, nonché campioni, ve lo spoilerò già, sono riusciti ad avere il controllo totale della partita. Ecco, è stato quel momento che gli ha permesso di accumulare tanti di quei punti che poi gli sono serviti per vincere appunto la mappa e di conseguenza anche il torneo. Hanno ruotato prima, come al solito, e stanno tenendo perfettamente tramite, come al solito, un gioco di squadra impeccabile. Questa postazione, gli avversari provano in maniera purtroppo un po' timida, ecco, ad avvicinarsi alla hill, ma la disposizione degli avversari, anche un po' avanzata, gli impedisce di farlo, di conseguenza i punti salgono e come vedete il distacco che si è andato a creare in questa hill e anche grazie a quella precedente che non abbiamo visto, ma comunque tutto l'insieme è importante, sono 100 punti di distacco. Le clip, ragazzi, sono finite qui, il team African Heritage ha appunto vinto il torneo, congratulazioni a loro. Ora facciamo un piccolo recap con 5 piccoli tips and tricks che possiamo estrapolare dalle clip che abbiamo appena visto. Tips numero 1, che è abbastanza scontato, cercare di mantenere sempre la lucidità in partita e non distrarsi. Un secondo, come abbiamo visto, nella perdita di controllo è questione di un attimo che la partita sfuga di mano, anche quando sembra ormai vinta e portata a casa, quindi mantenere sempre la lucidità è importantissimo. Numero 2, cercare di tirare su un team, ragazzi, con cui c'è un'ottima comunicazione e c'è del feeling. Come abbiamo visto, gli African Heritage sono riusciti più volte durante il torneo a ribaltare delle situazioni di svantaggio grazie unicamente al loro gioco di squadra, quindi diciamo che alla fine il segreto è sempre quello, e per arrivare ad avere un buon gioco di squadra ci vuole della chimica con i compagni, quindi scegliere attentamente la propria squadra e cercare anche magari di cambiare meno team possibili, perché sì, cambiano team tante volte, alla fine si perde un po' quella chimica che si crea col tempo. Terzo consiglio, quando ci troviamo all'interno della hill, come abbiamo visto in tante clip di oggi, cercare di utilizzare dei movimenti imprevedibili per poter prendere la sprovvista agli avversari che stanno arrivando, che ne sono sneak peek, drop shot o altri movement appunto inaspettati. Ragazzi, spero che questo ultimo video vi sia piaciuto, congratulazioni ancora agli African Heritage per aver vinto la Leo Cup organizzata da Leo Vegas News, un salutone da Velox e chissà se in futuro arriveranno altre cup di questo tipo. Alla prossima, ragazzi.